Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natasha in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Benvenuti a questa edizione del nostro notiziario in questo mercoledì 12 giugno, nel quale nella diocesi di Chieti Vasto si celebra la memoria di San Barnaba. È stata pubblicata ieri la graduatoria regionale sull'avviso pubblico realizzazione dei percorsi triennali finalizzati all'assolvimento del diritto dovere nell'istruzione e formazione professionale, che servirà a formare i giovani che scelgano di non proseguire gli studi dopo le scuole medie. Vengono finanziati in Abruzzo 8 percorsi di 3 anni, 2 per ogni provincia abruzzese. L'importo è di 1.844.415,12 euro. Ci saranno 2 anni di orientamento con contenuti di base ed un terzo anno professionalizzante, la cui realizzazione viene affidata, dopo una valutazione di merito, agli organismi di formazione. Il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, ha scritto al premier Enrico Letta affinché si tenga all'Aquila un prossimo Consiglio dei Ministri. È necessario, ha spiegato Chiodi, che tutti i ministri, in primis lo stesso premier, si rendano conto direttamente di quanto ho discusso con Enrico Letta nel recente incontro avuto con lui a Palazzo Chigi. Spero, ha concluso, che la mia proposta venga accolta in tempi rapidi. Non è più rinviabile un incontro con il sindaco dell'Aquila Cialente, la senatrice Pezzopane, per mettere intorno a un tavolo i soggetti interessati al futuro dello stabilimento aquilano Selex S. Lo chiedono le rappresentanze sindacali unitarie per tutelare i 140 dipendenti che ieri hanno scioperato 4 ore contro il piano di riorganizzazione dell'azienda. Il piano nazionale prevede per i 140 lavoratori dell'Aquila 19 esuberi e 4 ore settimanali di cassa integrazione, per gli altri dal prossimo luglio per 2 anni. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge della Regione Abruzzo che, tra l'altro, introduce la nuova disciplina per quanto riguarda gli incarichi da dirigente di servizio. La legge regionale, impugnata dal governo nazionale e annullata, ha finito per consentire che un rilevante numero di incarichi dirigenziali siano stati attribuiti a soggetti estranei ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Queste le motivazioni per cui, queste sarebbero le motivazioni per cui la Corte Costituzionale ha dichiarato la normativa illegittima. Arriviamo a Chieti ora, dove una delegazione del Lions Club, i Marrucini, appunto di Chieti, guidato dalla presidente Adriana Agresta Carletti, con altri rappresentanti del club, farà dono oggi al reparto di clinica pediatrica dell'ospedale di Chieti di 3 computer portatili. Il dono consentirà di potenziare l'informatizzazione dell'unità operativa, quindi migliorare la gestione informatica, questo che è già in fase di attuazione, essendo la clinica pediatrica reparto pilota nell'ambito del progetto di informatizzazione delle cartelle cliniche. Questo infatti è l'obiettivo prioritario della Direzione Generale della ASL di Lanciano Vasto Chieti. Rubinetti a secco domani pomeriggio dalle 14 alle 17 in tutto il territorio di Chieti Scalo.
Lo fa sapere l'assessore comunale, appunto, del comune di Chieti ai lavori pubblici, Mario Colantonio, spiegando che l'interruzione idrica è dovuta alla necessità di effettuare lavori di riparazione della rete di distribuzione dell'acqua. Le opere interesseranno in particolare la condotta che corre lungo via Pescara, nella parte finale della strada vicino alla Madonna delle Piane. Quindi dunque lo ripetiamo, domani dalle 14 alle 17 in tutta Chieti Scalo, rubinetti a secco. Il comitato locale di Cepagatti della Croce Rossa Italiana ha organizzato un corso per esecutori di manovre di disostruzione pediatrica con rilascio del relativo attestato. Al corso, che si svolge presso la sede del comitato, partecipano operatrici ed insegnanti di asilo nido e vigilatrici di infanzia. In Italia muore per soffocamento dovuto a cibo o corpo estraneo un bambino a settimana, sottolinea il presidente del comitato locale di Cepagatti, Costantino Camblor. Per informazioni ci si può rivolgere, si può scrivere a cl.cepagatti@cri.it. Ripetiamo, cl.cepagatti@cri.it. Oppure andare sul sito web www.cricepagatti.it. 29.000 euro più IVA, tanto costerà la riparazione del ponte del mare a Pescara danneggiato dalla draga il 21 maggio scorso. Lo annuncia il comune di Pescara. Per il sindaco Luigi Albonemascia serviranno almeno 14 giorni di lavoro e il ponte potrebbe essere riaperto entro la fine del mese di giugno. È stata rinviata giovedì, quindi a domani, 13 giugno, la chiusura al traffico per alcuni giorni di un ampio tratto di via Ferrari e del sottopasso di via Teramo a Pescara per consentire il completamento dei lavori inerenti alla realizzazione della nuova rotatoria di via Ferrari con via del circuito, con la realizzazione del nuovo asfalto. E si aprirà il 14 giugno a Pescara il bando per partecipare al Festival dei Giovani Musicisti Pescaresi That's Music Pescara 2013. Il concorso musicale, finanziato con fondi regionali sulle politiche giovanili, sarà aperto a solisti e gruppi musicali che come condizione fondamentale dovranno presentare delle produzioni originali, dunque loro creazioni musicali, mentre saranno vietate le cover. Domenica il Movimento per la Vita sarà in piazza San Pietro per l'anniversario dell'enciclica Evangelium Vitae per la celebrazione eucaristica che sarà presieduta da Papa Francesco. Chiunque fosse interessato a partecipare con partenza da Pescara può chiamare il 340 54 93 127. Ripetiamo, 340 54 93 127. E continua presso la parrocchia di Sant'Antonio a Pescara il programma dei festeggiamenti di Sant'Antonio da Padova, che vivranno il loro culmine nella giornata di domani 13 giugno. Oggi alle ore 20 è previsto il recital di canti sacri con i menestrelli di Anxa, mentre alle 21 ci sarà la celebrazione del transito di Sant'Antonio. Domani 13 giugno, in occasione appunto della giornata della festa di Sant'Antonio, sante messe alle ore 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 30 e 22 e alle 19 la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, seguita alle 20 dalla processione per le vie e per le vie della parrocchia di Sant'Antonio di Padova in Pescara. E invece il prossimo 18 giugno alle ore 9:30 il clero diocesano di Pescara Penne è invitato a ritrovarsi nel 50° anniversario della beatificazione del Beato Nunzio proprio presso il santuario del Beato Nunzio sul Prizio per iniziare con la preghiera dell'ora terza il ritiro mensile.
Sarà lo stesso arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, a suggerire qualche spunto di riflessione che, scrive in una lettera ai presbiteri, ai religiosi e ai diaconi dell'Arcidiocesi metropolitana di Pescara Penne, possa essere utile al nostro cammino pastorale e ministeriale. Il prossimo 20 giugno invece sarà inaugurata ufficialmente la Cittadella della Carità con il dormitorio e la mensa per i poveri. L'evento sarà presieduto da Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ed è in vendita un'attività commerciale di articoli sacri, libreria e oggettistica religiosa che si trova a Pescara in via del Santuario 247. Per informazioni si può chiamare il 340 46 25 607. Ripetiamo, 340 46 25 607, o scrivere un'email a arte-divina@libero.it, arte-divina@libero.it. Oggi la direzione, la redazione, la regia di collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Francesco Nonni e buon compleanno a Don Antonio Di Giulio. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 18 a 25 gradi e mezzo e venti moderati. Il mare è previsto mosso. Era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia, e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.